aumentato il gioco illegale del 50%, metà era gioco legale e metà era gioco illegale. E si è verificata la stessa cosa dopo le indagini del fatte in Piemonte. In pratica, in assenza di un'ampia offerta di gioco lecito, il pubblico automaticamente, per il cosiddetto principio di sostituzione, si orienta sul gioco illegale. Cioè, non occorre tanta scienza per verificare questo. Proprio per questo dicevo, nel nostro paese si va per moda, come si va per moda adesso l'ambientalismo di Greta. 110 scienziati in Italia, capeggiati da Zichichi e De Rubbia, ti dicono che è una balla tutto quello che stanno dicendo. E 500 scienziati di tutto il mondo hanno fatto un documento pubblicato recentemente che ti smonta tutte le teorie ambientaliste, e noi continuiamo ad andare anche alla politica, perché la politica dovrebbe studiare, affrontare questi temi e poi venire a parlare.